tutti, oggi vi mostro come preparare degli involtini di verza ripieni. Gli ingredienti sono una verza intera che sono andata a sbollentare per qualche minuto in acqua salata. Mi raccomando ragazzi, sbollentatele solo per qualche minuto le foglie. Una mozzarella o un fior di latte, 150 g di prosciutto cotto, parmigiano reggiano grattugiato quanto basta, pan grattato quanto basta, olio extravergine d'oliva e sale quanto bastano. Questi sono gli ingredienti, procediamo con la preparazione. Allora, ho messo, come vi dicevo poc'anzi, ho sbollentato la verza in acqua salata, ma per qualche minuto, dopodiché l'ho lasciata asciugare un po' e adesso siamo pronti per formare i nostri involtini. Allora, io farò prima, metterò prima la mia mozzarella a fior di latte. Voi se volete potete anche utilizzare formaggio filante, un formaggio tipo Emmental, quello che più vi piace. E dopodiché vado a mettere del prosciutto cotto e vado a chiuderli a mo' di fagottino, così. Uno, due, i lati più lunghi e poi chiudo in questo modo. Così. Vedete? E poi vado a mettere direttamente in teglia. Io la teglia l'ho spennellata con dell'olio extravergine d'oliva. Molto semplice, facciamone un altro. Sono delle ricette salvacena, basta sbollentare della verza, avere qualche ingrediente in casa e si preparano in pochissimi minuti, ve lo assicuro. Allora, messo il fior di latte al centro, mettiamo una striscia di prosciutto cotto e andiamo a chiudere. Prima le due estremità più lunghe e poi chiudiamo il fagottino. Così e andiamo a mettere in teglia. E così via con Ho le altre messo foglie. insieme il parmigiano con il pan grattato. Ecco qui, una volta formati i nostri fagottini, i nostri involtini, cosa faccio? Vado a metterci su ancora, così si scioglierà, della mozzarella avanzata. Voi potete anche saltare questo passaggio. A me era avanzata la mozzarella, quindi la metto su per non buttare via niente, così si scioglie e sono più gustosi. Dopodiché ho messo insieme, come vi dicevo prima, il parmigiano con il pan grattato e vado a spolverare su. Ok, infine ho messo su un po' di olio extravergine d'oliva. E siamo pronti per infornare in forno preriscaldato a 180 gradi per 15-20 minuti. Regolatevi sempre in base al vostro forno. Ed eccoli qui i miei involtini di verza ripieni di prosciutto cotto e mozzarella. Sono pronti per essere gustati. Sono stati in forno a 180 gradi per 25 minuti. Ve li zoomo anche un po' per mostrarveli meglio da vicino. Ragazzi, sono semplicissimi da preparare, davvero molto molto semplici. Vi consiglio di provare a farli. E niente, io spero che questa ricetta vi sia piaciuta. Se provate a farli, scrivetemi tutto nei commentini oppure taggatemi in Instagram con le vostre foto. Io vi mando un bacio e ci vediamo al prossimo video. Ciao!